Incontro. E siccome stasera siamo numerosi, mi fa particolarmente piacere raccomandarvi caldamente di starci vicini, stare vicino a questa libreria che ha molto a che vedere col libro di cui parliamo stasera e diciamolo pure, ha molto a che vedere col 68, perché molti dei soci che sono stati anche poi l'elemento propulsivo che ha dato vita alla libreria, a cominciare da Alberto Della Sala, e diciamo che sono vecchi ragazzi del 68 e che hanno vissuto quella magica stagione del Giambattista Vico, quelle che io chiamo le radiose giornate di Villa Beck, dove appena potevamo noi Villa Beck, ci andavamo a fare. Ora si chiama in mitica. un altro modo, è diventato un posto esclusivo, ma quando ci andavamo noi ci facevamo il concorso del culetto d'oro, tante cose che poi io ho, come dire, ripudiato da femminista, ma che erano molto divertenti e che ci facevano, vivere e godere della vita, perché una delle componenti del nostro modo di vivere il 68 è stato, come molto ben spiegato in questo libro, la coincidenza della vita interiore con quella collettiva, che poi è stata, diciamo, elaborata nella famosa formula, il personale, il politico, ma che noi abbiamo praticato in modo empirico ben prima. La cosa che volevo dire, aspettando che Alberto metta in connessione questa sala con quelli che ci stanno sentendo, 5 minuti cosa fa. avvenuta già, 5 minuti fa. è che appunto questa libreria è una parte della storia della città ed è legata al periodo di cui parliamo stasera, oltre che con Alberto, con Bruno, anche con Antonio, con l'impagabile Giampaolo. Scusate, Bruno è il fratello di Giulio, che sarà al Vico, con tanti dei presenti. E dunque la libreria è uno degli aspetti di questo spirito del 68 che vive ancora a nostro avviso, come poi andremo a dire. La libreria ha mille attività, ma vive e diciamo, continua la sua vita, che quest'anno ha raggiunto i 10 anni, proprio grazie all'apporto dei soci, che sono volontari, che si industriano in vario modo con iniziative di varia natura a tenerla viva e che sono un nucleo al quale chiunque di voi di cui chiunque di voi può far parte, semplicemente diventando socio. C'è una quota annuale che io mi vergogno di dire quant'è, per quanto è bassa. Ma io vi invito a iscrivervi o rinnovare l'iscrizione alla libreria se ancora non siete soci, io ci sto. La qualcosa vi darà una serie di sconti, vantaggi, cose pazzesche, ma soprattutto darà modo a noi di allargare questa nostra community. Tra le varie iniziative, da poco si sono concluse queste bellissime passeggiate del giallo. No, anzi, sabato c'è l'ultima, alla quale potete ancora iscrivervi telefonando in libreria, passeggiate che si fanno con la guida di Ciro Sabatino, il nostro amico socio, che è anche stato quello che per primo ha avuto poi l'idea della libreria, e che sono itinerari letterari in luoghi di Napoli particolarmente suggestivi, che sono legati a vario titolo alla produzione letteraria gialla, giallistica, di cui Napoli è una capitale. Tant'è vero che noi, tra le altre cose, lanciamo questo Festival del Giallo, si è fatto quest'estate, prima dell'estate in Floridiana, è stato magnifico ed è un unicum nel panorama dei festival letterari nazionali. La cosa alla quale più immediata, alla quale vorrei invitarvi, è mercoledì. Quelli che di voi vorranno potranno partecipare all'Open Day del corso di scrittura tenuto dalla nostra amica e socia, la scrittrice Enza Alfano, dove si potrà sperimentare la bellezza dello scrivere, il fascino dell'incipit, la costruzione della scrittura, della struttura di un testo, l'elaborazione del finale.
insomma, tutto quello che fa di una persona amante della lettura e della scrittura qualcuno che vuole anche cimentarsi. Quindi quelli che di voi vorranno, anche per assaggiare questa esperienza, sono invitati a venire all'Open Day, che veramente è una sperimentazione gratuita e aperta a tutti, di mercoledì prossimo alle ore 18. Questa è l'introduzione rapidissima, ma ecco, il libro di cui parliamo stasera, peraltro con una bellissima copertina, e peraltro pubblicato da Kairos, un altro dei ragazzi del 68 e del Dico, che non vedo, colpevolmente in ritardo come al solito. Allora, questo libro è un libro davvero bello, davvero ben scritto, e ha almeno tre piani di lettura e di scrittura. Il primo è personale, ed è di quelli che subito catturano. Chi ha vissuto quella stagione a Napoli riconoscerà subito i luoghi, l'atmosfera, le persone, le modalità, il mood, proprio lo spirito di quegli anni. Un altro livello di scrittura è la ricostruzione del periodo storico, che Bruno riesce ad articolare non solo per il tramite, diciamo, degli avvenimenti evidenziali, quindi ricordando, ma anche quello che avviene prima, che ne so, l'assassinio di Kennedy del 63, che in qualche modo è prodromo di una sensibilità diversa, nuova, e comunque anche nel campo delle comunicazioni costituisce un punto di inizio di un processo che poi si svilupperà. Ma anche lui ricostruisce il clima, la temperie dell'epoca attraverso le canzoni, attraverso gli amori condivisi per la lettura, gli autori, i Kerouac, i Pasolini, tutti quelli che noi leggevamo, amavamo leggere e che ci passavamo, le canzoni che cantavamo, i modi di vivere di una generazione che è stata unica nel suo genere. Il terzo livello di scrittura è un livello, quello più complesso, dove si intrecciano la riflessione personale e che fa risaltare anche l'attitudine proprio speculativa di Bruno, che è uno che ha una capacità di lettura dei processi storici molto seria, molto anche alimentata da scritture importanti, e confronta tutto questo con la riflessione saggistica più importante che si è espressa in questo campo a proposito del Novecento, questo secolo che è stato variamente definito e in modi molto contraddittori, il secolo speciale, il secolo breve. Hobsbawm, lo storico inglese, che no, mise in evidenza come con la caduta del muro, secondo lui, fine del Novecento, altro che questo Novecento dei totalitarismi, forse invece io dico sempre, è continuato anche nel nuovo millennio, è come se si fosse, diciamo, propagato con tutte le sue negatività anche dopo il 2000, dopo le Torri Gemelle, con tutto quello che poi è successo. Ma poi anche chi invece ha parlato del Novecento come di un secolo che è iniziato alla fine dell'Ottocento, se si pensa, e anche questo è un piano di riflessione che qui è molto forte e molto presente, a come è cambiata in pochi anni la vita delle persone, ma già dalla prima metà dell'Ottocento, 1835 la fotografia, poi l'invenzione del telegrafo, poi il telefono, la radio, la televisione, e così via, fino alla rete, cioè nel giro di pochi anni rivoluzioni di varia natura hanno totalmente modificato l'assetto del presente e della il profilo della contemporaneità. E questo terzo livello di riflessione è quello anche molto forte in questo libro, che però Bruno riesce a articolare in modo anche molto discorsivo, mai pedante, brillante addirittura. Leggendo, io da lettore però, mi sono molto appassionata soprattutto al primo livello, quello personale, e sono stata molto contenta del fatto che lui abbia iniziato con un ricordo
che mi ha fatto un'enorme tenerezza, perché io non mi ricordavo il nome della camiciaia dalla quale andavamo tutti quanti, Rita, che prendeva le misure, che stava a via Matteo Renato Imbriani, un periodo, a piazza, e che all'epoca i ragazzi dovevano essere filiformi, infatti a me piacevano esami, magrissimi, più magri, cioè non c'era il culto che contemporaneo, no? Del bodybuilding, bisognava essere esangui, magri, scavati, esprimere una sofferenza esistenziale, anche se poi si faceva bisboccia, mentre le ragazze, noi non riuscivamo, ancora non avevamo imparato a tenere a bada la passione per la pasta asciutta e le forme mediterranee, quindi eravamo, c'era un evidente squilibrio, sbilanciamento tra i due modelli estetici, vanamente tentavamo e tendevamo di assomigliare a Twiggy, ma ce lo sognavamo all'epoca, perché all'epoca dovevi essere filiforme con i capelli lisci, che infatti venivano stirati sul tavolo da stiro in alcuni casi da noi e insomma c'è questo livello di ricordo che Bruno articola e che incardina in un episodio, diventa l'episodio chiave di tutto il libro. Da questo punto di vista, a proposito della costruzione della struttura della narrazione, no? Lui sceglie questo episodio che a tutti quelli che hanno frequentato il Vico è rimasto proprio, che è stato quando durante un'occupazione nel 1968, penso fosse ottobre, la prima occupazione di un liceo a Napoli, liceo storico napoletano del Vico, vennero i fascisti e tentarono di entrare dalla porta secondaria, dalla palestra, tentarono di, siccome non riuscivano ad entrare, ci fu un piccolo focherello, insomma un tentativo che naturalmente noi diciamo vivemmo con un certo terrore. Io stavo nella presidenza, questo Alberto se lo deve ricordare, perché Alberto mi venne a portare le chiavi della presidenza, io le acchiappai e aprii e ci mettemmo lì, mi affacciai dalla finestra, questo è un ricordo mio, e vidi, cioè, c'era una folla di genitori nostri, degli occupanti che era venuto. In prima fila c'era mio padre con la mazza di scopa, io volevo morire perché io là ero in modalità rivoluzionaria. Come vidi mio padre, la mazza di scopa, con la mazza di scopa, girai le spalle e mansueta scesi, perché all'epoca funzionava, cioè io non potevo poi tollerare di essere sgamata in quel modo dai miei compagni rivoluzionari, anche perché c'era il mio grande amore che con me faceva la rivoluzione, non mi potevo sfruttanare in quel modo, quindi andai via. Ma in tutti quelli che vissero quell'episodio dell'occupazione, poi ci sono vari racconti, magari dopo possiamo cercare di metterli insieme, Bruno prende questo episodio che è proprio l'episodio fondativo, possiamo dire, della nostra memoria sessantottina, e lo dipana per tutto il racconto, e ogni tanto riemerge questo, l'immagine di quella notte, a intervallare gli altri due livelli di narrazione di cui vi dicevo, cioè quello relativo alla costruzione della temperie culturale e politica dell'epoca e quella invece più legata, diciamo così, al quadro delle sue riflessioni. Ogni tanto c'è, diciamo ogni 40 pagine, 50 pagine, c'è un riferimento a quella notte che sta all'inizio e che sta anche alla fine. Non vi dico come va a finire, ma lui dice proprio come andò. In verità, ahimè, racconta le cose come sta, come sono andate. Noi uscimmo anche sui giornali, io conservo il Mattino, ma prima di venire non sono riuscita a trovare, ma c'era la pagina in cui ci si dipingeva come, che tra l'altro mi sono meravigliata perché toni anche molto favorevoli a noi, cioè il Mattino ebbe un contegno e poi cambiò terribilmente perché là c'era una cosa con questore e quindi loro non potevano far vedere, però insomma in quel frangente non era, diciamo, non ci trattò come dei facinorosi, più che altro prese le difese, cioè si mise nei panni dei genitori, che poi erano i lettori, quelli che compravano il giornale probabilmente,
Ma per tornare al filo, diciamo così, dei ricordi, Bruno inserisce anche una serie di smonta, una serie di luoghi comuni, sfata una serie di luoghi comuni sul 68, tra cui quello secondo il quale sarebbe stato il primo atto della rivoluzione delle donne, l'unica vera che poi è andata avanti e continua ad andare avanti ancora oggi, perché in realtà non fu così. Bruno lo dice, è vero, le donne, altro che tutte quelle piazze che sembravano ragazze. Io adesso ho finito il romanzo dove di questo parlo, ma le donne nel 68 erano silenti, subalterne, diciamo variamente trattate in modo molto maschilista da quegli stessi compagni che avrebbero dovuto essere, diciamo così, i paladini dei rapporti liberati, eccetera, eccetera. E molto dopo che è venuta fuori una presa di consapevolezza negli anni intorno al 75-77, e quindi, però in qualche modo anche quello è stato preparato dal clima del 68, quell'atmosfera, la possibilità di ribellarsi, il fatto di avere diciamo colto l'occasione di scardinare un sistema valoriale che opprimeva i giovani. La prima rivendicazione fu la scuola aperta il pomeriggio, quelli del Vico avevano questo slogan, ti ricordi? La prima fu indire l'assemblea all'inizio dell'anno 68-69, arrivammo e tutti quanti cominciarono a gridare sotto l'edificio, nel cortile del Gian Battista Vico, assemblea, assemblea. Perché? Perché fino all'anno precedente c'erano i famosi organismi rappresentativi, cioè il comitato studentesco, e si sapeva, era già passata la voce che il nuovo rappresentante del comitato studentesco, del presidente, sarebbe stato un amico, Carmine Percuoco. E invece nel frattempo c'era stato il maggio francese, e quindi all'inizio del nuovo anno scolastico uscì fuori questa marea di ragazzi che eravamo sotto al Gian Battista Vico a gridare assemblea, e così fu spazzato via nel giro di qualche giorno l'istituzione organismi rappresentativi che il Partito Comunista continuava a difendere in quell'epoca, perché fino al maggio francese il PC considerò gli studenti come, e quindi tutto il movimento studentesco, come una forma di estremismo infantile. Poi cambiò posizione. E insieme alle riflessioni che Bruno fa, c'è poi una valutazione sul 68. Tra i luoghi comuni che lui sfata c'è quello secondo cui il 68 sarebbe stato un'anticamera della violenza degli anni di piombo, degli anni 70, quindi della lotta armata. E Bruno lo fa ragionando in modo molto serio, con pagine molto dense, che io condivido davvero tanto, così come condivido le conclusioni. Adesso è difficile, come dire, semplificare in poche parole quello che lui scrive e quello che più in generale è stato detto intorno a quell'anno e a quegli anni, che poi quelli sì sono stati anni lunghi, nel senso che sono durati ben oltre, diciamo, l'anno del calendario. C'è stata la trasmissione agli anni successivi di livelli di consapevolezza tra i giovani, tra le donne, tra gli operai, tra i diseredati, che prima non erano mai stati sollecitati, di cui prima non c'era mai stata consapevolezza. C'è stato il confluire di tutta una serie di correnti, di riflessioni anche dal mondo cattolico, se si pensa a Don Milani, o esperienze diciamo dal basso come quella di Danilo Dolci, tantissimo è stato. Radio le radio libere,
E quindi la comunicazione che è cambiata tantissimo proprio durante quegli anni. Noi oggi tutti scriviamo post, ma la vera sollecitazione alla scrittura in proprio, subito, a scrivere, a dire quello che si pensava, è avvenuta in quegli anni ed è stata resa accessibile a tutti. Quindi c'è tutto questo in questo libro, c'è molto altro, ma noi ci entreremo anche attraverso le riflessioni che farà con noi Antonio e che verranno chiosate dalle letture che sentiremo. Adesso sentiremo la prima di Adriana Carghi e di Giulio Arinoffi. Sì. Cominciamo con Adriana. Questa è la famosissima canzone di De André. Adesso prendo il microfono. Ce l'hai davanti, Adriana? Ah, questo sì. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco. Provate pure a credervi a soldi. Siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sul marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte, voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte. Per quanto voi vi credete assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi credete assolti, siete per sempre coinvolti. Bravo. Io sarò costretta a salutarvi prima di quanto vorrei, ma rivedrò questo video che adesso stiamo mandando in diretta sulla pagina Facebook di Io ci sto, e grazie ad Adriana per questa così intensa e sentita interpretazione. Grazie anche da parte mia, perché Adriana e Giulio mi seguono da una vita, hanno questa pazienza che ogni volta che io li invito a venire vengono, ed è una cosa che mi lusinga molto. Mi sento anche in compagnia in qualche modo, perché poi è un po' difficile svolgere questo ruolo quando si è scelta una cifra più fuori delle righe, fare delle operazioni di questo genere incontra difficoltà a livello editoriale, ci sono tante difficoltà, quindi loro mi seguono, così come carissimo Antonio, e ringrazio anche Titti di essere venuto stasera, perché mi ha dato questo piacere di parlare del mio libro. Adesso che succede? Parla. Allora vi devo una premessa innanzitutto. Cioè, io sono legato a Bruno da una lunga e fraterna amicizia. Conosco Bruno non solo da molti anni, ma con Bruno abbiamo fatto anche delle cose insieme. Conosco tutti i suoi testi. L'ultimo, Shock da La notte del pensiero, poi il testo Adessità sulla cultura del Nowness, La fabbrica della felicità. Conosco le sue incursioni nel mondo della narrativa, con il romanzo Controluce, il romanzo quasi fantascientifico, distopico di
Poi anche i racconti di impostazione kafkiana, no? E alcuni i racconti che sono stati anche, diciamo, quindi, realizzati dalla nostra cara amica che è qui, dalla nostra autentica e felice lettrice, realizzate dei video dei corti. Con Bruno abbiamo fatto anche delle cose insieme, abbiamo fatto per 3 anni i corsi all'Università Deoniana sulla comunicazione per gli stranieri, e anche di recente Bruno ha partecipato a questo ciclo che io ho organizzato, insomma, ho coordinato, abbiamo fatto all'Istituto per gli Studi Filosofici, che si intitola Leggenda, dal latino leggere, come sottotitolo L'arte della lettura, no? la riproposizione dei classici. Bruno ci ha riproposto una rilettura di Antonio Dobbiaccini, quindi in qualche modo sono legato anche a questo libro. Però è, l'ha detto anche Tito, è un po' diverso, perché è un libro in qualche modo autobiografico, e non può non essere così, perché ha vissuto, cioè ci chiama in causa, no? per quello che siamo stati, insomma. E soprattutto leggendo il libro, insomma, vengono in mente tanti amici e tanti compagni, ahimè che non ci sono più. Mi viene in mente una specie di Spoon River, diciamo, questi amici che ahimè ci hanno lasciato, con i quali abbiamo fatto anche un tratto di strada insieme. Però il tempo che ci separa adesso, che ci distanzia dal 68, ci permette anche qualche valutazione un po' più critica, no? Meno emotiva, se così si può dire, anche se in ogni caso il libro resta anche un po' come dire, un'operazione nostalgia, no? Ci ricorda come eravamo, no? Come il film di Pollock, no? The Way We Were, no? Con Redford e la Barbara Streisand. Oppure, se vogliamo restare in territorio italiano, ci va a pensare al film di scuola, no? Ci eravamo tanto amici, 3 amici che si ritrovano poi, diciamo, in una dimensione fallimentare dopo tanti anni nella vecchia trattoria che avevano frequentato, e uno dei 3 dice, cioè, volevamo cambiare il mondo e il mondo ha cambiato noi, e l'altro dice, il tempo è passato e non ce ne siamo accorti, insomma. Però ecco, qualche avvisaglia, diciamo, prima del 68 c'era stato soprattutto, se ci riflettiamo, adesso vorrei intrattenere un attimo sul mondo soprattutto anglosassone, perché noi parliamo del 68, ma tanto per dire, per fare solo qualche richiamo, nel 64 c'era stato Berkeley, attenzione, no? Nel 67 addirittura era già finita l'epopea di Che Guevara, era morto Che Guevara nel 67. E soprattutto, diciamo, un grosso nucleo di scrittori, di autori, di intellettuali inglesi avevano dato corso ad un movimento, che è il movimento che va sotto il nome degli arrabbiati, cioè gli angry men. Gli angry men prendono il nome da un'opera teatrale di John Osborne, che è tra le più rappresentate, che si intitola proprio Ricorda con rabbia. E intorno a questo aveva raccolto anche una serie di altri autori importanti, diciamo ad Arnold Wesker, che aveva fatto una famosa trilogia, e poi anche ad altri autori che sono poi sfociati nel filone del cosiddetto dell'assurdo, che conoscete certamente, Harold Pinter, che è stato anche premio Nobel, no? Ma anche poi di narratori, no? Pensiamo ad Alan Sillito, quello della solitudine del maratoneta, sabato sera, domenica mattina, e così via. Ma al di là di questo, l'antefatto importante viene dagli Stati Uniti, ed è, Bruno lo ricorda anche, è l'esperienza della generazione Beat, la generazione dei Beat, che si faceva capo a questo scrittore molto importante, che era Jack Kerouac, l'autore di Sulla strada. Siamo già, appunto, come dire, in un periodo precedente, Kerouac dà la spinta, diciamo, negli Stati Uniti ci dà la spinta per capire un po', diciamo, un po' l'antefatto. Vedete, e con Jack Kerouac, diciamo, in particolare, mi viene in mente un episodio di cui sono stato protagonista personalmente. Vediamo se hanno finito con il posto. Volevo passare il posto in palco. Parlavamo di questo episodio, che avvenne nel 66, guardate bene. Nel 66 Kerouac, che era già un autore affermato, la Mondadori pubblicò in Italia questo suo libro che si chiamava Big Sur. Big Sur è la comunità che Henry Miller aveva creato in California, che può essere considerato poi il padre dei Beat, no? Tra l'altro, giusto per capirci anche su come vanno i tempi, no?
I due tropici di Henry Miller, uno nel 34 e uno nel 38, il Cancro e il Capricorno, furono pubblicati a Parigi nel 34 e nel 38 e furono vietati, non si potevano né leggere né studiare né acquistare negli Stati Uniti fino al 1961, giusto per il maccartismo e tutto il resto. Bene, lui venne a Kerouac, organizzò la Mondadori un ciclo di tre incontri, uno a Milano, uno a Napoli e uno a Roma e uno a Napoli, per dirgli solo, accompagnava Domenico Porci, era il capo della editoriale della Mondadori. L'incontro con Kerouac si doveva tenere alla Saletta Rosso, qualcuno di voi ricorda da qui, però ecco, c'era qualche cosa nell'aria che ci ha scritto. Era talmente tanta l'attesa che non si rese conto che non si poteva svolgere la Saletta Rossa perché c'erano, non so, centinaia di persone. Allora il 4 e 48 si organizzò di spostare l'incontro, ci pensò di spostare l'incontro a Villa Pignatelli. Ora nel 66 io avevo appena finito gli studi, io sono anglista di formazione, tra l'altro qualcuno di voi lo sa, quindi eravamo pieni di gioia, di interesse. È un episodio che poi con Geppino Guido, abbiamo uno dei compagni appunto che non c'è più, abbiamo ricordato varie volte. Andammo a Villa Pignatelli. Kerouac arrivò totalmente ubriaco, non capiva nulla, lui beveva di tutto tra le altre cose, beveva però nello stesso bicchiere, metteva insomma, whisky, gin, cognac, birra e beveva. Non riusciva a parlare, non si capiva niente. A un certo punto, una domanda per quello che lui poteva rispondere, c'era la guerra del Vietnam. Lui disse che, per quello che capimmo, che un suo amico era stato arruolato, era stato mandato in guerra ed era morto, e lui stava dalla parte dei soldati. Apri di Cira, fu una tragedia, fu subito accusato di essere, diciamo, per i padroni, un po' quello che successe qualche anno dopo a Pasolini, quando Pasolini disse con i Cellerini, io sto dalla parte dei Cellerini che sono i figli del popolo. Insomma, Kerouac fu investito da europei, dovette uscire solo per una porta secondaria, con una nostra straordinaria delusione, questo personaggio che poi con molti compagni abbiamo ricordato. Tra l'altro poi parliamo appunto del 66, poi ci fu il 68, io non pensavo mai che poi di da qualche anno la novità mi avrebbe chiesto di scrivere la monografia su Kerouac, cioè sono autore di questa monografia che Bruno conosce, che tra l'altro poi Kerouac morì di lì a pochi anni, perché lui il fegato era spappolato, morì nel 69, tre anni dopo, 47 anni. Cioè. E nella fondazione Kerouac, che sta all'Aver nel Massachusetts, dove lui era nato e dove e se poi, tra l'altro mi dicono, io non seguo dei blog, che io sono rimasto l'unico autore italiano che ha scritto una monografia su quello, magari 50 anni che sono passati. Nella monografia però io vi dico una cosa che mi disse poi Porzio, quando dice, guarda, sai, quando io accompagnai Kerouac all'aeroporto, lui è rimasto in Italia 72 ore in tutto, no? Dice, lui era venuto tutto sbracato, cioè mi voleva restituire la cravatta che gli avevo prestato per l'occasione. E poi mi disse queste parole, dice, dimmi un po' dove che sono stato, è veramente così bella l'Italia. Cioè era totalmente questo per dire, insomma. E tuttavia questo 68 ha dato luogo, questo Kerouac ha dato luogo ad una grande ventata di, pensiamo a quello che è stata poi, diciamo, la letteratura beat, la poesia, no? Ginsberg, Berlinghetti, forse. Pensiamo alla grande esperienza anche del teatro, che abbiamo due validissimi amici autori di teatro. Da lì nasce il Living Theatre, no? Il Living Theatre, tra l'altro il Living Theatre è la compagnia che ha avuto più rogne con la poesia. Ogni volta che facevano questo spettacolo, facevano il loro Paradise Now, il loro spettacolo, venivano interrotte dalla polizia e venivano arrestate. Tra l'altro la maggior parte delle reci, delle repliche furono fatte a Parigi, fu fatto pure anche a Napoli, uno a Mediterraneo, sì, la fece del Grosso, che è un dell'avanguardia, e fu lo stesso, e fu tra l'altro loro avevano anche una concezione di un teatro, diciamo, che fosse che andasse al di là del teatro, no? Paradise Now finiva con gli attori che scendevano in platea, prendevano gli spettatori dalle poltrone e le portavano fuori, era una processione, altri di go out, che il teatro è fuori, cioè, è finito, dobbiamo fare un altro tipo di teatro.
questo per dire, diciamo, che c'erano state delle queste avvisaglie e che il 68, diciamo, in qualche modo poi fece il suo, diciamo. Ma vedete, questa che può sembrare anche, come dire, un'operazione nostalgia, no? D'altra parte è anche così, tu lo dici nelle ultime pagine, no? La nostalgia è l'aspetto della vecchiaia, tu dici, no? In fondo noi siamo qua, non siamo più giovani, insomma. E comunque anche delle tante cose assurde che poi sono sorte nel 68, no? Perché venne poi questa situazione? Pensiamo agli anni 60, no? Gli anni 60 furono gli anni del boom, cosiddetti anni del boom. C'è un film famoso di De Sica, no? Che si intitola proprio Il Boom, no? con Alberto Sordi, che per vivere sempre ad un livello di vita superiore il protagonista è costretto a vendere un occhio. Sapete quel finale del, no? Lui vende l'occhio e va imprenditore per 70 milioni. Quindi c'erano gli anni del boom, c'erano gli anni della la macchina, la famosa 600 per tutti, o addirittura la 500 che costava 499.000 lire, cioè, oggi sarebbe 550 euro, e soprattutto il mito la Fiat per tutti. Se le cose vanno bene per la Fiat, vanno bene per l'Italia. Vedete, la Fiat, non voglio fare polemiche, in che condizione si trova adesso, no? Il famoso martellatore in maglione, la stampa definì Marconi, che riportava il maglione. Vabbè, concludiamo questo aspetto, no? Tornando, ecco, gli anni 60 furono questi anni appunto di quest'uomo che portò proprio a questa opposizione. A questa posizione che in parte fu anche, diciamo, come dire, una non solo una ripicca verso il mondo preesistente, ma anche fu un grande sogno, no? Voglio dire, non a caso avete visto il film di Bertolucci, Dreamers, no? Sono i sognatori. Però anche qui Dreamers poi finisce con le bombe a Parigi, no? Il finale del film proprio finisce con la guerriglia. Ma dopo il 68, cioè dopo il 68, noi abbiamo avuto gli anni di piombo, c'è stato, e dopo ancora che cosa c'è stato? Ci sono stati gli anni 80, gli anni dell'edonismo, ancora una volta è tornato la vita, gli altri slogan, no? Il famoso Milano da bere, ricordate? Milano da bere, e soprattutto anche questo tornare sulle proprie posizioni, anche in maniera, diciamo, come dire, imprevedibile. Ma proprio, ecco, se voi ci pensate, proprio la storia di Kerouac, no? Spiega perché ci fu tutto questo, spiega la sua biografia, no? Kerouac pubblicò uscì postumo, lui muore nel 69, un libro che uscì postumo che si intitola Vanità di Duluose. Duluose è il protagonista della storia. In questo romanzo che è dedicato alla moglie, alla fine dice poi così, cara moglie, ho fatto tutto quello che si doveva fare. Ho girato le strade, ho vagabondato, sono passato attraverso le mie 1150 pagine, che on the road, lui aveva scritto su carta da telex, allora c'erano le telescrive a mano, avevo scritto, ci ho trovato l'editore, ho avuto l'anticipo, ho pubblicato il libro, ne ho pubblicato uno, ho avuto successo, però non è venuto mai nulla, perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole, eh? Tutto è vanità. E poi finisce proprio così, dice, moglie mia, vai a dormire, no? Domani sarà un altro giorno. E poi gli fa una citazione in latino, hic calix, cioè questo è il calice, ci assicura che dentro ci sia del buon vino, a proposito che lui beveva sempre. Ecco, ma chi aveva studiato però bene questo problema, che era quello, diciamo, dal punto di vista come dire, autoriale, è la scuola di Francoforte, quella di Adorno, Oppenheimer, Benjamin, Marcuse e così. Ma soprattutto lo dice Adorno, cioè il sistema, cioè, ha una fortissima arma di difesa. E qual è questa difesa? È la cosiddetta difesa elastica, di cui soffrì poi Kerouac. Cioè ti dà successo, ti assorbe, e ti snatura, ti toglie la carica rivoluzionaria, perché hai avuto successo. E a questo punto finisci addirittura per difendere il successo. Lo ricorda bene, molto bene, nell'introduzione anche Maurizio Sipilia, quando incontriamo Capanna che difende i vitalizi, no? A un certo punto, cioè, lui che aveva scritto formidabili quegli anni, il 18 politico, e poi alla fine difende, ecco, la difesa elastica del sistema. Più tardi Chomsky farà il discorso della rana bollita, ecco, la storia allora in definitiva è sempre la stessa, cioè noi ci troviamo di fronte a questa,
questo. Però ecco, la memoria deve essere, diciamo, utilizzata, secondo me, ma anche penso secondo Bruno, in maniera, diciamo, attiva, significativa. Ci sono due modi, vedete, per intendere questo. C'è l'operazione, appunto, nostalgia, l'operazione di come eravamo, come eccetera, eccetera. E poi c'è però un altro tipo di memoria che ci può aiutare a capire e a pensare al futuro. Mi viene in mente anche qua un altro testo che Bruno certamente conosce, a cui poi Truffaut ricavò un grande film, che è Fahrenheit 405, il libro di Brecht. In questo caso diciamo, viviamo in questa società distopica, non si può leggere i libri, vengono bruciati, eccetera, però c'è un gruppo di alieni, chiamiamolo così, che imparano a memoria tutti i classici, torna alla tradizione orale, per così dire, no? E perché questo? Quando il capo di questo gruppo, no, spiega che cosa fanno loro ai neofiti, in particolare ad uno che è poi il protagonista della storia, dice: guarda, tu, noi faremo questo e incontreremo tanta gente e la gente ci dirà cosa fate e noi risponderemo: noi ricordiamo. Questo può essere il ricordo musicale. Questo è, cioè noi ricordiamo perché, per capire non solo da dove veniamo, ma per capire ancora chi siamo. Questo. Ovviamente tutto questo non ci toglie la considerazione del tempo che è passato. Degli anni, no? Della famosa giovinezza che tutto sommato ci manca, che dobbiamo, come dire, pensare che possano vivere gli altri, no? Ma questo ce lo ricordo il più grande di tutti, un signore che si chiamava Giacomo Leopardi, una sua famosissima poesia, quando dice: quale stagione lieta essere può se a lui già scorsa quella vaga stagione, se giovanezza hai giovanezza e spinta. Questo è il discorso, diciamo, di lei. Però ecco, io vorrei dire che Bruno, diciamo, che non demorde, no? Anche come autore, come scrittore, no? Ecco, può essere ancora una volta, diciamo, come dire, darci lo stimolo, no? Per continuare questo discorso, il discorso sulla cultura, il discorso anche sulla memoria, perché la memoria è importante, no? Noi siamo la nostra memoria, aveva detto Borges, non sapremo fare niente senza la memoria, quindi c'è tutta questa storia, diciamo, che ci può aiutare ad andare avanti. Se poi vogliamo discutere un po' nel dettaglio, io sono lieto di discutere con voi e con gli altri. Grazie. Giulio, per favore, mi leggi quella dell'Alfa Sutra, quella cosa. Naturalmente i pezzi che abbiamo scelto devono gratificare la lettura degli attori. L'ex ragazzo si sta assorbito, sono il ruolo stasera, eh? Allora, grazie alla segnalazione di un magistrato importante, amico di famiglia, ero riuscito ad avere un colloquio con un alto dirigente dell'Alfa Sud, la fabbrica appena aperta in mezzo alle campagne di Pomigliano d'Arco, vicino Napoli. E forse il signore in questione era proprio il capo dei capi della fabbrica, un torinese magro e tirato, i capelli screziati di bianco, la cravatta griffata e la spocchia supponente di chi era venuto nella colonia a far vedere a sti qua come si lavora sul serio. Una segretaria, ugualmente sabauda, mi accompagnò ticchettante all'ultimo piano di una palazzina che ancora odorava di vernice e mi consegnò ad un altro impiegato, rigorosamente torinese, ma dall'accento un po' più largo, doveva essere della provincia. Con lui attraversammo un lungo corridoio pavimentato di linoleum grigio, presidiato da uscieri silenziosi. Finalmente arrivammo nell'ufficio del capo dei capi. E venni passato per l'ennesima volta un'altra segretaria, bionda, alta, silenziosa, ma sicuramente settentrionale. Quando la porta si aprì, mi apparve una specie di icona in controluce. Proprio in quel periodo, e forse o forse solo poco tempo dopo, Paolo Villaggio aveva creato, ve lo ricorderete sicuramente, in Rai, nello show Quelli della Domenica, i personaggi di Fracchia e Fantozzi, alle prese con il loro Agostino, il direttore mega galattico. E quando ripenso a quell'incontro mi vengono in mente proprio quegli sketch. Insomma, il capo dei capi, dopo i convenevoli graziosamente sabaudi, radioso e soddisfatto, mi chiese subito che cosa ne pensassi della fabbrica.
arrivando, prima di ascendere a lui, mi ero guardato in giro e avevo notato che tutto il personale, in giacca, colletto bianco e cravatta gli uomini e in impeccabili tailleur le donne, avevano accento settentrionale, mentre gli operai che avevo incrociato entrando insieme a loro nella fabbrica erano meridionali di Napoli e provincia. Mi sembrava una riflessione innocente, peraltro oggettiva. E d'altra parte pure Gramsci sosteneva che la classe dirigente, anche quella comunista, dovesse essere formata dagli intellettuali, guida indispensabile per gli obiettivi della rivoluzione proletaria. Con molto candore lo dissi al generale, al boiardo, insomma, quello che era. Chissà che cosa dovette capire. Saltò dalla poltrona e cominciò a urlare in maniera questa volta poco sabauda e dirigenziale che la politica non c'entrava niente, che quelle osservazioni erano fuori luogo, che come si poteva insinuare una cosa così grave? Grave, pensai. E perché? Ma che cosa ho detto di tanto grave? Rapido, per un attimo scomparve sotto la scrivania, riemergendo calciò fuori una mazzetta di giornali. Il primo che mi mostrò era l'Unità, e poi Paese Sera, e poi tutti gli altri. Guardi, mi diceva mentre sfogliava e mi mostrava i titoli e gli articoli puntandoli con l'indice fresco di manicure. Legga, legga! Alla fine sbottò. Tutti i giornali, anche quelli di sinistra, approvano questo progetto, si informi! Sempre in maniera concitata cominciò a parlare di occupazione, di numeri, di tendenze, mettendoci sempre in mezzo ad intercalare pure il PC, pure la CGL. E poi mi congedò asciutto e ricomposto. Ma prima chiamò un suo collaboratore, che credo fosse veneto o giù di lì, mi pare fosse un ingegnere congruo in impeccabile giacca e cravatta, e mi fece accompagnare a visitare la fabbrica. Tutta. Il supplizio durò quasi 2 ore e credo che me l'avesse inflitto come una punizione. Ovviamente non venni assunto. Forse mi sono perso un posto che mi avrebbe fatto una carriera, consentito una brillante carriera, ma qualche cosa l'avevo capita. Nel tempo che seguì all'apertura della fabbrica, molti operai, finito il turno di lavoro, appena rientravano nelle loro case di campagna, continuavano a coltivare gli orti. Erano rimasti contadini, una orgogliosa e serena forma di resilienza. Allora, prego, diamo la parola all'autore. Grazie a Giulio, grazie a Antonio Filippetti, grazie ad Adriano. Devo dire che questo è un libro imperfetto. È imperfetto come il tempo di cui parla, è imperfetto come l'autore. Io, a differenza di altri, io inseguo l'imperfezione. Penso che sia più facile, più comodo e anche più onesto. Però, quando, e beh, questo è un libro, poi tra l'altro ci ho messo pochissimo a scriverlo. In genere ci metto 10 anni per fare un libro. Guardate quanto tempo ha arretrato, perché poi ne faccio quasi uno all'anno. Quindi. Ma questo ci ho messo poco, perché poi mi è capitato questo, come ne parlavo, come diceva Titti, mi sono all'improvviso ricordato la camiciaia. E, pensato a come eravamo magri, io almeno 20 kg di meno c'ero, insomma, tutte quante, la pancia non c'era, la camicia era la camicia. Noi amavamo tutte le donne, non facevamo nessuno. Le donne nostre erano bellissime, lo dico sempre, lo dico con onestà, perché poi erano naturali, erano belle naturali, quelle di voi. E quindi è nata questa cosa, volevo scrivere un'altra cosa, completamente un'altra cosa, cioè, ma visto che mi interesso di comunicazione, visto che ormai ho fatto un mestiere che basava tutto sulla comunicazione, le due cose che so fare era, ho fatto il giornalista per un certo periodo di tempo, poi ho fatto il professore e null'altro so fare, neanche abitare una vita. E mi premeva però, quando ho cominciato a scrivere, pensando al 68, mi premeva stabilire 2 cose. Una, poi studiando tutto il periodo e rileggendo, mi premeva, cioè che, come dice Stefano Rodotà, il 68 è stato 500 cose diverse, ma nessuna che ebbe esiti terroristici. E questo è il primo punto
Il secondo punto è, e questo è più complesso da vedere, da spiegare, il secondo punto è che il 68 è una fine, è una fine. Chi pensa che il 68 poi sia sfociato nel terrorismo? Il 68, al 68 seguono il terrorismo, l'edonismo reganiano, la Milano da bere, la globalizzazione, la caduta del muro di Berlino. A proposito, Stefano Maffettone fa una distinzione: guardate, è caduto il muro di Berlino, ma la divisione tra est e ovest era ormai un fatto soltanto storico. Comincia la distinzione tra nord e sud del mondo, una grandissima verità. L'ho letto, fece un articolo del Mattino al di là, sul Mattino al di là, al giorno dopo, due o tre giorni dopo che cadde il muro di Berlino. E quindi è una fine, perché? Perché la fine della complessità, la fine delle ideologie, la fine della contrapposizione onesta, strutturata, tra idee composite, è la fine di un certo tipo di discorso, è la fine della politica. Dopo seguirà il craxismo, seguiranno le brigate rosse, si impossesseranno dell'idea del movimento, si impossesseranno i servizi segreti, le mafie, le P2, le logge deviate e tutto quello che succederà dopo. Quindi è la fine, e coincide questo, e questo credo che sia modestamente un pregio del libro, coincide questo periodo con la fine del secolo speciale. Che cos'è il secolo speciale? Lo dice Gordon, che è uno degli economisti più apprezzati e più viventi, tra l'altro, degli americani di questo periodo. E lo ribadisce Krugman, che è un premio Nobel. Che cos'è il secolo speciale? Il secolo speciale va all'incirca dall'ultimo quarto dell'Ottocento fino agli anni 70. Qual è la caratteristica di questo secolo speciale? Questo secolo speciale, il secolo definitivo, in cui è un secolo nel quale, nonostante le guerre, nonostante tutto quello che può essere successo, è un secolo in cui tutte le scoperte, tutte le invenzioni, tutti i progressi che sono stati fatti vanno a beneficio di una gran parte delle persone, almeno dei paesi sviluppati. Dal 70 in poi, dalla metà del 70 in poi, ogni scoperta, pure se sono scoperte straordinarie, ogni invenzione invece andrà sempre più appannaggio di un gruppo ristretto di persone, e ci sarà quello che Marx dice, la concentrazione del capitale e del potere. Pensate che il 40% della ricchezza in questo momento è detenuto da 200 persone. Anzi no, questa è quella di Report, come si chiama? È una ricerca pubblicata dalla, come si chiama? La Gabella. Il 40% ho sbagliato perché questo è quello che diceva Ferrarotti, 200 persone controlleranno il mondo. 1500 persone posseggono il 40% della ricchezza del mondo. La metà della ricchezza del mondo è nelle mani della delinquenza organizzata, della criminalità, delle mafie. Se crolla la metà di questa economia, crolla tutto il sistema mondiale. Quindi ci sono delle cose che capitano proprio al di là, dopo il 68. Quindi il 68 per me è una fine, e non è assolutamente un'era, un periodo, tra l'altro è indefinibile, perché il 68 non è un anno, non è comincia molto prima e finisce. Parlando del terrorismo, nasce nel 76-77, sì. il 68 ha questa caratteristica in Italia, a differenza di altri paesi dove muore quasi subito o si trasforma, come in Germania, sì, tu lo scrivi, Bader-Meinhof, si trasforma subito nel terrorismo. In Italia la caratteristica del movimento studentesco, e quindi del 68 con cui nasce, è sostanzialmente di tre tipi. Uno, che sulle lotte iniziali a livello universitario, per esempio contro il tentativo della riforma universitaria voluta dal ministro Gulli, che poi fu bocciata in Parlamento,
a livello di scuola media contro l'autoritarismo e contro il nozionismo, eccetera. A fianco a questi problemi, a questo tipo di lotte, diciamo, settoriali su specifici temi riguardanti la scuola e l'università, si affianca invece quasi subito una sfera, diciamo, di battaglia più allargata sui temi politico-ideologici, e questo è un elemento. Il secondo elemento è che questo movimento dura a lungo rispetto agli altri paesi, perché nasce innanzitutto prima del 68, come tu ricordi, già nel 67 e nel 66, eccetera, eccetera. Però arriva fino al 75-76, quando poi i gruppi politici si scioglieranno, ma lo dirò subito dopo. Il terzo elemento che caratterizza il movimento studentesco e quindi il 68 in Italia è che le lotte degli studenti a livello di studenti medi e anche a livello di studenti universitari si lega quasi subito con le lotte della classe operaia, cosa che non avviene in altri paesi. E tutto questo, quindi queste caratteristiche, poi in qualche modo trovano spiegazione nel fatto che dopo il primissimo anno 68 e inizio 69, in cui la mobilitazione in molte scuole e in molte università era, diciamo, partita in modo spontaneo con dei collettivi studenteschi, e soltanto a Milano c'era già il movimento studentesco organizzato da Capanna, ma subito dopo nascono i gruppi cosiddetti della sinistra extraparlamentare, che saranno poi quelli che in qualche modo riusciranno a mantenere almeno fino al 76, diciamo, la situazione in piedi. Dopo poi comincia il, appunto, la fase delle Brigate Rosse. Ma tutto questo è detto nel libro. Io però ci terrei a precisare un fatto, che il 68 è stato l'unico periodo ecumenico, perché se tu parlavi lo dice chiaramente il libro, addirittura fa un esame di tutto, prende in considerazione, cita tutti i movimenti e tutti i fatti atroci che si sono verificati, perché dal Cordobazzo all'eccidio di Città del Messico per salvare i mondiali di calcio che sarebbero che erano in programma pochi mesi dopo, ai contadini boliviani e colombiani. Avevano una caratteristica, come poi avvenne in Italia, che ci fu l'America, tutta l'America, l'Africa, pure i movimenti africani, Sud America, dove la Chiesa sicuramente aveva un ruolo, ha avuto un ruolo diverso dalla Chiesa europea, perché la Chiesa sudamericana ha da sempre appoggiato i movimenti popolari, i movimenti di rivoluzione, cioè anche in Africa, è stato tutto più o meno ristretto in questo periodo di tempo. Ma dire che c'è stata un'evoluzione, forse soltanto Baader-Meinhof, perché Baader-Meinhof, alcuni componenti di Baader-Meinhof facevano parte del movimento studentesco 13. A questo punto va anche ridimensionato da un punto di vista della rivoluzione, della revolta alla francese, no? Della revolta, il maggio parigino. Io sono stato a Parigi durante il maggio e noi eravamo andati a vedere come si faceva. È stata un'esperienza bellissima, e lo racconto su una bancarella, sul lungo Seno. Trovai tutti questi, perché la cosa bella è che molti scrittori, molti illustratori, molti poeti, molti anche pittori, avevano fatto i manifesti della rivolta, e questo poi era stato già raccolto in un librone dove stavano, non li ho più. Tutte queste opere d'arte, con le scritte, la rivolta, tutte le frasi emblematiche, tutti gli slogan del tempo,
che poi appunto sono diventati, poi alcuni sono stati manipolati, alcuni sono stati presi e commercializzati dall'industria, perché immaginate che il simbolo della pace, Mao Zedong, il Che, stavano sulle magliette, perché poi effettivamente tutti questi simboli divennero poi un fatto commerciale, vennero commercializzati. Il libretto rosso è un'altra cosa, poi la storia ci fa, dalla storia noi che abbiamo portato questo libretto rosso come se fosse il simbolo della rivoluzione, poi abbiamo scoperto che Mao Zedong si faceva portare a 80 anni le contate notte cinesi per fare lo ius prima notte, che stava giù di lì e che ammazzava i propri, non lo voglio dire perché poi qualche ortodosso qualcuno che la pensa, questo come lavora stata allora ci sono quelle contraddizioni che hanno tutte le epoche, però questo che, quello che è indubbio, quello che è incontestabile, questa è stata un'epopea di grande fermento, soprattutto a livello creativo, a livello ideologico, a livello l'arte, per esempio. L'arte non viene rinnegata. Un'altra operazione straordinaria del 68 è quella di non chiudere con il passato. L'arte viene ripensata, viene ristrutturata. A Napoli c'è stato, io lo dico sempre, chi ha fatto il teatro ricorderà Leo De Bernardinis. Leo De Bernardinis è King Lear, Lacrima Napolitana. Nel 1965 prende il testo di Shakespeare e lo rielabora in napoletano, che poi lui era pugliese. E tante operazioni di questo genere che non mirano a rinnegare totalmente, questa è la grave, che c'è la memoria, c'è la cultura. Allora non si può rompere con il passato, cioè, vabbè, il passato non serve a niente, l'arte non serve, il Duchamp viene recuperato in tante operazioni. Nel libro ci sono tanti esempi che la merda d'artista esposta, il mongoloide, adesso non saprei quale termine usare, il mongoloide, allora era mongoloide esposto alla Biennale, e quindi tutte cose che sono una rottura, ma non una rottura totale, perché quella è una generazione, anche per merito, non so, per demerito dei genitori che erano rigidi. Ci sarebbero tante cose da dire, non voglio poi tediarvi, però nella parte del libro che esamina il 68 io ho preso in considerazione alcuni caratteri salienti, importanti, che poi non si verificheranno più, e oltre all'idealismo, al senso della rivolta, la creatività, un elemento del 68 è il coraggio. Perché noi avevamo dei genitori severissimi, mio padre mi aspettava alle 3, alle 4, io non volevo che mi aspettasse, allora sentivo che se ne andava a dormire, così. E là, il giorno della rivoluzione del Vico, io tornai alle 2, alle 3 di notte, ero verde, e lui quella volta mi disse, ma che è successo? Ma dove sei stato? E io, che sono sempre stato molto goloso, nonostante allora avessi molti chili in meno, mi attaccai a un barattolo di Nutella, me lo so finito tutto quanto, per la reazione di quello. Devo dire che il filosofo, l'ideologo della rivoluzione, del Giambattista, sta qua. E lui c'era pure lui, e pure Ritti Marrone, capito? Questo è il più incazzati non eravamo noi, che già avevamo 18, 19 anni, erano loro che tenevano 15, 16 anni, e chissà come erano scappati di casa, perché allora non potevi andartene di casa così, o erano fortunati ad avere così, e quindi il coraggio, ciao Bruno. Poi l'aver colto la trasformazione, chi è stato, l'abbiamo voluto cambiare noi o il mondo sarebbe cambiato, dice Filippo Rotta. La storia accade, non ci facciamo illusioni che cambiamo la storia. La storia sarebbe stata uguale, comunque se fossero andate le cose. Ma abbiamo colto tutti quanti una trasformazione, chi più, chi meno. Io come osservatore distaccato e da buon borghese, se devo fare una critica del 68 prendo me come esempio. Io sono di estrazione borghese, sono un borghese. Molte volte andavo ai cortei, alle occupazioni per acchiappare le ragazze, ma chi è che non lo faceva all'età nostra?
Allora cominciamo, ormai il tempo ci dà questa possibilità di fare anche questa forma di outing, o di come si chiama, di come si dice all'inglese, con linguaggi o con termini odiosi, nonostante io qua abbia lui che è un cultore della lingua inglese. Il modo di concepire la persona, signori, come la concepiamo oggi la persona? Abbiamo parlato delle ragazze, delle protesi, dei muscoli che si devono vedere a tutti i costi. Un giorno mi trovai sulla spiaggia con mia moglie, erano già gli anni 90, e stavamo con i nostri corpi, con le nostre pance, con le nostre, i muscoli appesi, lei no perché è più giovane, ma almeno io già, e a fianco a noi si vennero a sedere un gruppo di ragazzi tutti palestrati, tutti perfetti. Dice, spostiamoci da qua, è una questione estetica, andiamocene da un'altra parte. La persona, dal latino, in un'interpretazione un po' così maccheronica, persona significa personare. Noi abbiamo avuto un'idea della persona che significa stare insieme, suonare insieme, avere la stessa sintonia, e questo si è perduto, purtroppo questo si è perduto. La ricerca della verità, qual è la verità oggi? Ditemi qual è la, c'è la verità conveniente, la verità comoda, c'è la falsa verità, ci sono tante false verità e noi scegliamo quella che ci fa più comodo, non ce ne fotte proprio più della verità o verità. Anche i filmati, il VAR. La linea, se la fai in una maniera è fuori gioco, se la fai in un'altra, ma chi stabilisce la linea quale deve essere? Vabbè, tutte queste cose qua. Lo scontro non era soltanto fisico, e lui me lo può dire perché lui è stato un ideologo, uno che la contestazione l'ha fatta veramente, anche con una forte base, che lui è un filosofo. Lui è una persona che ormai ci conosciamo un po' tutti, sappiamo quali sono i nostri pregi. E lo scontro non era soltanto uno scontro fisico, c'è stato lo scontro fisico, ma il 68, ripeto, non è sforato assolutamente, forse ci sono dei casi. A Piazza Medaglie d'Oro c'era una ragazza che era bruttina, la prendevamo pure in giro, dopo qualche mese fu arrestato perché faceva parte, Anna Maria Vianna, non voglio fare nome, dopo qualche anno, perché faceva parte delle brigate rosse. E quindi poi sempre a Piazza, quindi ci sono tante cose da in app, numeri armati proletari, tutte queste schegge impazzite che poi derivarono dalla. Il disprezzo per l'indifferenza, il concetto che abbiamo il 68 A dell'indifferenza non è quello dal quale pure trae degli spunti dell'esistenza lingua francese, ma è quello gramsciano, odio l'indifferenza. L'indifferenza intesa come concetto di essere indifferenti a quello che può essere la morale borghese, eccetera, eccetera, ma non l'indifferenza come la intendevano Sartre, Camus, eccetera, eccetera. La partecipazione, ne parla Giorgio Gaber, è inutile dire, l'etica, finisco qua, il concetto di bellezza, ma il concetto di etica. L'etica sta anche nella scelta delle parole, nel cambiare significato alle parole. Le parole, da questo momento in poi, alcune parole cambiano significato, sono le stesse parole ma hanno un significato diverso. Il concetto di bellezza. Noi abbiamo avuto un concetto, abbiamo ancora tra di noi, purtroppo ce lo scambiamo quando ci vediamo, abbiamo un concetto della bellezza che va oltre il retinismo, oltre l'aspetto esteriore, oltre alla costruzione preconcetta, predefinita, come è predefinito, compiuto e predefinito di bellezza, perché noi la bellezza deve essere accompagnata dall'intimo, da una tessitura ideologica che avevamo noi e che purtroppo si è persa, ma non è colpa di nessuno, è colpa soltanto del fatto che il progresso non si può, quello che è realmente progresso, perché il computer e l'informatica sono progresso e non possiamo fare come i luddisti che scassano i computer, e quindi dobbiamo accettare questo, ma dobbiamo avere la forza, e questo lo dice Eric Fromm nel suo libro La rivoluzione della speranza, perché dobbiamo cambiare la mentalità dell'uomo, e questa è la cosa più difficile. Ho parlato anche troppo, grazie. No. Penso che possiamo anche andarcene tutti quanti a casa, oppure vogliamo, vuoi leggere? Posso farvi leggere, perché sono, per me voglio farvi leggere due cose, anche tre.
rileggi quello di, della professoressa. Non ce l'ho proprio. Non ce l'ha, visto, no. Non studiate, non studiate. No, allora ce l'hai tu quello della professoressa, ce l'hai tu. Allora lo leggi, aggiungi e tu mi leggi un'altra cosa. Allora, a volte ripenso alla mia professoressa di italiano al liceo, buonanima, pelle chiara di un'esplosione obesa e la parrucca bionda. Ci infliggeva Dante da dietro gli occhiali a telescopio con una impressione sguaiatamente napoletana. Quando spiegava, anche questo, visti i tempi, era un termine a volte allucinante, spiegare. Soffriva di una specie di tic oratorio. Ad un certo punto del discorso trovava il modo di inserire il verbo cristallizzare, con le sue declinazioni e derivazioni nei participi, cristallizzato, cristallizzante, o nella forma dell'aggettivo cristallizzato, cristallizzati, o sostantivo come cristallizzazione. Era una sindrome da vocabolo compulsivo parossistico. Imponeva a tutti noi studenti di ripeterlo con la stessa identica collocazione nei periodi durante le interrogazioni. Eh sì, perché noi eravamo interrogati. Che sapeva tanto di inquisizione e anche di poliziesco. E quella parola mi tolse il sonno. Mi chiedevo perché cristallizzare è il suo uso perverso? Perché le sue variazioni e derivazioni ugualmente vessanti e perché quella parola proprio quella? Insomma, è anche vero che laudava Natalino Sapegno nella sua storia della letteratura italiana e dunque ci aveva messo del suo, ma mi sono sempre chiesto perché quella dannata parola fosse diventata indispensabile per raggiungere un'effimera e salvifica immunità scolastica a patto che fosse ripetuta in continuazione. Ma lei sorrideva benevola ogni volta che la sentiva e magari in quel momento era stata detta così, senza nessuna logica. Ma perché non un sinonimo come, che ne so, inaridito, involuto, fossilizzato, immobilizzato, stagnante, fissato? Insomma, variare che male avrebbe fatto? Niente. Cristallizzato con il suo pensiero e basta. Oppure il pubblico ludibrio, il rimprovero, il voto insufficiente. Così ho odiato Dante e la Divina Commedia e la letteratura italiana per intera, per tutto il tempo del liceo. Fino a quando una sera, dal pulpito della cattedrale di Caserta Vecchia, la voce di Riccardo Cucciolla me lo rivelò con la stessa intensità di un impulso represso. Ricordo ancora di aver avuto i brividi. E dopo è successo con Carmelo Bene, Vittorio Gassman, Albertazzi. E lo stesso mi capita ancora oggi quando ascolto Benigni. Questo piccolo e tragicomico episodio è l'esempio di come l'insegnamento e le stesse parole usate con la pretesa di metterle in pratica fossero allora, e forse ancora più ora, un'occasione per un esercizio di potere e di prevaricazione. Come quella frase di Gramsci che si sentiva allora. La cultura è presa di possesso della propria personalità e conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri. Grazie di essere venuti. Grazie. Davanti al bar San Giuliano sostava Opame, un piccolo uomo con la faccia piatta e la bocca sbocca, e un probabile ritardo cognitivo. Opa, opa, opame. Era la cantilena che ripeteva continuamente per chiedere l'elemosina. Letteralmente il pane a me. Ed era anche il suo soprannome. Tutti lo chiamavano così. Un'altra mendicante, insalatella, in cambio di qualche spicciolo bestemmiava a richiesta e diceva parolacce terribili per il divertimento degli astanti. Girovago e sempre di passaggio era Musicus, un pazzo con i capelli lunghissimi e ormai indistricabili che sulla spalla, all'altezza della testa, teneva una radio portatile, molto diffusa allora, con gli altoparlanti a tutto volume. Mai nessun disprezzo, soltanto gioco solidale e allegro, ma non solo, della povertà. Si aveva un'immagine meno inquietante, forse era meno diffusa e dolorosa di adesso, e c'era un modo diverso di vederla, misto ad una specie di senso di colpa.
erano prima di tutto persone, sfortunate, emarginate come adesso, ma le consideravamo persone. Secondo un'interpretazione fantasiosa, non filologicamente corretta ma efficace, la parola persona significherebbe suonare per, dal latino per suonare, sentire insieme, dire insieme. E forse c'è la musica in ogni persona, o anche la persona stessa è musica. E forse cercavamo questa musica in ogni persona. Oppa, 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 oppa me! Era una cantilena ritmata, tanto che un giovane musicista ci fece su un ritornello rock. E le stesse parolacce di Insalatella avevano un'inflessione musicale e di musicus lo diceva il suo nome. La povertà come offesa alla persona e insieme la sua imperscrutabile nobiltà. La presa d'atto che la perfezione non esiste, ma che a volte è impossibile non vederla, mentre altre si nasconde. Senza averne coscienza, cercavamo solo le nostre contraddizioni. Grazie. Grazie.